Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da David R. Falzarano, che mi chiede di parlare del film del 2018 di Julian Schnabel con un grandissimo, questo sì, grandissimo Willem Dafoe, Van Gogh. Allora, qui si prende in considerazione in questo film il periodo dal 1887 fino alla morte più o meno, sul grandissimo pittore che tutti noi come conosciamo. Allora, diciamo che il film non vuole essere storicamente poi così attendibile alle parole del regista, ma vuole trasferire su immagine la vita del nostro nell'ultimo periodo attraverso alcuni suoi dipinti rivisti in chiave e filmica, e questo funziona abbastanza. Però per me è un film discreto e nulla più, che viene tirato su veramente da un'interpretazione clamorosa di Willem Dafoe che sbriciola tutto il resto del cast. Io non sono un amante del cinema di Julian Schnabel, mai sopportato un granché, lo trovo abbastanza moscetto, non ha una forza secondo me filmica dovuta. Questo sembra quasi un film per la televisione, quindi che posso dire, sicuramente non è un brutto film, oggettivamente è un film che ha dalla sua una messa in scena credibile, le scenografie sono ottime, i costumi d'epoca sono fatti benissimo, la ricostruzione dei quadri funziona, quello che funziona meno secondo me è proprio la narrazione, un po' spocchiosa, un po' troppo sopra le righe, di un autore che forse è convinto di essere importante quanto Van Gogh ma non lo è minimamente, non lo so, forse questa è un'idea mia. Io il film non mi ha mai entusiasmato, ho visto 2 o 3 volte e tutte le volte mi lascia sempre con un po' il sospetto che ci sia quasi un'operazione fatta sì con amore ma in realtà poi alla ricerca dei soldi, perché il film per me non va per nulla a fondo verso l'animo del pittore che vorrebbe tirar tanto fuori dell'artista, e invece ci gira attorno con tanti discorsini, ma alla fine non riesce per me a centrare il bersaglio Schnabel per niente, nonostante il reparto tecnico funzioni benissimo come ho detto. Quindi in un film dove si sceglie la soggettiva per ricreare lo sguardo in maniera completamente secondo me anti-originale, dove si cerca di trovare l'originalità nella narrazione che invece non avviene, rimane un film sicuramente interessante e per quello che voleva dire, sicuramente da vedere per la grandissima interpretazione di Dafoe e sicuramente da guardare perché chiunque ama Van Gogh comunque un'occhiata gliela darei. Ripeto, il film non è un film storico per niente, inventa molte cose, Schnabel voleva stare dietro al pittore e far capire quanto la sua arte resistesse anche dopo la morte, forse in questo ci riesce, forse non sono stato abbastanza sensibile io, forse tutto questo non mi è arrivato, ma a me Schnabel proprio mi risulta pesante, mi risulta sempre retorico e abbastanza ozioso come regista, non ci posso fare altro. L'unico suo film forse che salvo, se è suo, è Basquiat, tutto il resto per me risulta essere abbastanza inutile, un po' come questa ambulanza. Quindi comunque il link di Van Gogh è qua sotto, questo si trova di sicuro, se lo volete comprare al solito passate dai link sotto Amazon, mi fate un favore, iscrivetevi al canale, mi piace, pigiatevi sulla campanellina per avere la segnalazione di quando esce un video sul mio canale, insomma venite su Patreon a donare che è l'unico modo che ho per campare, e per il resto insomma questo Van Gogh per me è un film bipolare, ogni tanto mi può piacere di più un po' di meno, non è un film assolutamente che ho e che colleziono, ma è un film che comunque consiglio a tutti quelli che amano la pittura, perché male un fa. Il link è qui sotto, poi a voi l'ultima parola.